Dio, infatti, che suscita in voi il volere e l'operare, secondo i suoi benevoli disegni. Filippesi 2,13. Carissimi fratelli e sorelle, è meraviglioso questo passo, perché ci dice che Dio suscita in noi, proprio adesso ancora, dei desideri buoni, il volere. E anche un operare, perché non basta il desiderio. Se rimane solo a livello teorico e non pratico, non si vedrà mai la gloria di Dio. Ma quando c'è un desiderio e un operare, e un agire sulla fede, allora si compiono i suoi benevoli disegni. Meraviglioso, fratello e sorella. In questi tempi in cui vediamo in giro dei malevoli disegni da parte del male, ancora in noi invece Dio suscita dei benevoli disegni. Sì, fratello e sorella, appena stamattina ti sei svegliato, lo Spirito Santo ha iniziato a spingere nei tuoi pensieri, a cercare di rivelarti il suo volere per te. Ha iniziato a fare luce, cerca di fare luce nella tua vita e cerca di farti desiderare le cose buone e poi l'agire secondo queste cose buone, buone che vengono dal cuore di Cristo, non dal tuo cuore. È Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare, non nasce da dentro di te, altrimenti sapresti, ti spaventerebbe questo e sapresti che non ci sarebbe la forza. Invece la cosa meravigliosa è proprio questo, sapere che è Dio che suscita in noi il volere e l'operare e quindi poi accompagnerà con la sua grazia tutto questo fino al pieno compimento. Meraviglioso, fratello e sorella. Ascoltiamo solamente quindi il Signore, continuiamo a proclamare. Si può proclamare quindi: grazie Signore che susciti in me il volere e l'operare secondo il tuo buon progetto. Padre eterno e santo, noi ti benediciamo in questo momento perché tu hai dei benevoli disegni per noi che stiamo pregando e anche per tutte le persone che abbiamo nel cuore e anche per il mondo. I tuoi disegni sono sempre benevoli. Grazie Signore perché metti in noi dei desideri e delle opere buone, buone e anche potenti, anzi onnipotenti, perché le fai tu. Grazie perché ci fai sperare contro ogni umana speranza, ci fai desiderare, ci fai già sognare i tuoi sogni. Spirito Santo, ti invochiamo quindi in noi, dandoti piena libertà affinché tu ci faccia volere e operare secondo questi sogni di Dio, secondo il sogno di Dio per noi, per i nostri cari e per l'umanità. Tuo Dio, hai dei sogni, sogni benevoli, sogni meravigliosi e vuoi fare di ognuno di noi degli strumenti. Grazie perché hai scelto me e hai scelto il fratello e la sorella che sta pregando con me in questo momento per compiere un disegno benevolo, secondo la tua santa e buona volontà. Allora vieni Spirito Santo, vieni in questo momento, ti diamo piena libertà, ti diamo piena autorità nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra volontà. Mentre ci facciamo un segno di croce, ti diciamo proprio: vieni Gesù nella nostra mente e rivelaci i tuoi progetti, vieni nel nostro cuore e incendiaci di desiderio, di sano timore di Dio, vieni nella nostra volontà e metti forza, metti ardore per poter compiere tutte le opere buone per le quali siamo nati e affinché ci possiamo pienamente realizzare e possiamo vedere la tua opera. Allora proclamiamo e proclameremo ancora: Dio, grazie perché susciti in noi il volere e l'operare secondo i tuoi benevoli disegni. Grazie Dio onnipotente, eterno e buono, perché susciti in me, susciti in ognuno di noi il tuo buon volere, il tuo potente operare secondo il tuo benevolo disegno. A te la lode e la gloria nei secoli e a noi il vedere la realizzazione di tutti questi progetti. Lode, lode, lode.